era preventivabile perché con due sole liste è normale che fosse così, lo sapevamo, insomma, non pensavamo mai di avere un vantaggio così consistente. Siamo comunque soddisfattissimi del risultato, che conferma quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni, respinge un'offensiva di protesta. Pineto ha scelto di nuovo la proposta, quindi di questo non possiamo che essere soddisfattissimi. Il mio ringraziamento ovviamente ai candidati, ai segretari dei partiti della coalizione, quindi a tutti i partiti della coalizione e ovviamente a tutto il mio staff, a tutti i ragazzi che in maniera volontaria si sono prodigati nell'allestimento e nel coordinamento della campagna elettorale. Si continuerà a fare un lavoro che avevamo già messo in cantiere con un'azione di rilancio da parte dell'attività amministrativa che non può prescindere, che non può mancare, perché oltre agli elementi di continuità con le precedenti amministrazioni ovviamente ci sono anche delle novità nella nostra lista, e quindi questa effervescenza, questa brillantezza ci devono comunque portare ad aprire una nuova stagione politica, una nuova fase per confermare ciò che stavamo facendo, ma per mettere in campo quelle idee nuove che abbiamo proposto ai nostri elettori. Primo pensiero da sindaco? Primo atto? Primo atto, come avevo detto in campagna elettorale, già da domani mattina saremo al lavoro e valuteremo ovviamente in tema delle manifestazioni estive e della possibilità eventualmente di derogare gli orari, prolungare gli orari per tutte le attività, per tutti gli esercizi che organizzano eventi. Anche quando le cose sembrano più difficili, un po' più in salita, comunque resta il dato di fatto essenziale che Pineto non si espugna. Pineto ha questa forte tradizione, questa marcata tradizione che anche questa volta ci ha consentito di coronare il successo.